cercare di seguire le evoluzioni delle abitudini, degli usi e quindi degli stili, si combina però anche sempre con la coltivazione e il mantenimento della tradizione artigianale, perché spesso e volentieri i nostri interlocutori, il nostro mercato, non ha una grande conoscenza di quelle che possono essere le prestazioni del prodotto. E quindi il nostro servizio è quello di riuscire a combinare delle richieste di forme, di finitura molto particolari con quelle che sono le caratteristiche del nostro processo produttivo. E qui interviene la competenza e l'esperienza dei nostri operatori, dei nostri tecnici, che hanno una doppia anima, un'anima tecnologica ma un'anima artigianale, che consente appunto di creare questo collegamento che può essere fatto solo ed esclusivamente mettendo in campo queste esperienze. E quindi, in modo un po' provocatorio, noi parliamo di un artigianato 4.0, cioè di un artigianato che non è più solo la bottega, ma diventa un'azienda che è in grado di servire a livello mondiale anche dei numeri, delle quantità interessanti, ma che non deve mai perdere nel prodotto che realizza le caratteristiche distintive che poi diventano anche gli elementi che consentono a chi promuove i nostri prodotti di dimostrare la differenza che c'è tra una produzione artigianale e una produzione industriale. Nel ciclo produttivo con cui abbiamo realizzato la nostra teiera, la mano dell'operatore interviene in modo importantissimo, e questo è chiaramente l'elemento distintivo, ma anche un elemento che a livello di costo crea una differenza tra un prodotto molto economico e super industrializzato e un prodotto invece artigianale e di qualità.